Benvenuti alla vetrina campioni di Galio, il colosso. La passiva è distruzione del colosso. Il prossimo attacco base infligge danni bonus in un'area che cresce con la resistenza magica. La ricarica della passiva si riduce quando Galio colpisce campioni con le sue abilità. La Q è venti di guerra. Spara due raffiche di vento in archi convergenti, danneggiando i nemici colpiti. Quando le raffiche convergono, creano un vortice temporaneo che infligge danni continui in una piccola area. Unita alla passiva, venti di guerra permette a Galio di annientare ondate di minion in poco tempo. Basta avere una buona posizione e usare l'abilità per colpire la prima linea e le retrovie. La W di Galio è Scudo di Durand, che fa un po' di cosette. Conferisce passivamente uno scudo che assorbe danni magici e si ripristina se non subisce danni per un po' di tempo. In più, attivando lo scudo, Galio si mette in posizione difensiva per un breve periodo di tempo. Premendo W, ottiene riduzione dei danni, ma perde velocità. Rilasciando il tasto, Galio provoca tutti i campioni nemici vicini. La portata e la durata dipendono da quanto è rimasto in posizione difensiva. Mentre Galio carica scudo di Durand, la canalizzazione non può essere interrotta dagli effetti di controllo, anche se Galio li subisce. Il miglior modo per iniziare uno scontro è con una veloce provocazione. Qui Galio prepara lo scudo di Durand e avanza, usando la posizione difensiva per proteggersi da Varus e Ari. Con la provocazione carica, usa Flash e si lancia in uno scontro. Roccioso! La E è Pugno della Giustizia. Quando è attiva, Galio salta all'indietro e prepara un pugno micidiale. Poco dopo, scatta in avanti e lancia in aria i nemici, infliggendo danni al primo e solo al primo nemico colpito. Galio non può abbattere muri, ma può usare Flash per superarli. Pugno della Giustizia è perfetta per iniziare uno scontro, ma Galio può finire nei guai se prova a defilarsi da una rissa. Qui, mentre il colosso si carica, interviene Shyvana bloccando lo scatto e permettendo a Caitlyn di farsi giustizia da sola. La Suprema è entrata dell'eroe. Galio sceglie un alleato da salvare, gli conferisce la protezione di scudo di Durand e vola verso di lui, infliggendo danni a tutti i nemici nell'area in cui atterra. Il lancio dura di più per i nemici al centro della zona di atterraggio. Galio non segue l'alleato, ma vola verso il punto in cui si trovava il lancio dell'abilità. Questa può essere interrotta dagli effetti di controllo solo prima che il colosso spicchi il volo. Poi è immune. La riduzione dei danni di entrata dell'eroe inizia al momento del lancio. Usala per dare ai tuoi alleati più resistenza per la grande giocata. 5 in bot. Con Galio è importante usare le abilità nel giusto ordine. Pugno della Giustizia colma il divario del primo uso di distruzione del colosso. Scudo di Durand prepara un impeccabile venti di guerra. Mettendo a segno le abilità, si dovrebbe riusare distruzione del colosso per il colpo finale. Quando la sua corsia è sgombra, Galio può avvicinarsi liberamente alla corsia bot. Caitlyn può vedere l'indicatore, ma le radici di Zira la fermano per l'epica entrata di Galio. Il lancio consente di concatenare facilmente scudo di Durand con venti di guerra. Aria di guerra! Dove vai? Troppo facile. Con entrata dell'eroe può tirare fuori dai guai gli alleati, ma serve il giusto tempismo. Con Vayne prossima alla morte, Galio non riesce a salvarla. E dato che atterra nel luogo in cui l'alleato si trovava prima, si ritrova circondato da grossi cattivi ragazzi. E Ezreal? Se avesse usato entrata dell'eroe vicino a Nami, forse il risultato sarebbe stato diverso. Nelle vesti di guardiano tank puoi avanzare dritto in battaglia. Il silenzio di Garen non ferma Galio, che incastra i nemici usando scudo di Durand. Quando Braum ha poca salute, Galio lancia la Suprema nello scontro per mostrare a Garen la vera giustizia di Demacia.
Dopo aver usato Pugno della Giustizia per colmare il divario, grazie a Scudo di Durand e Flash, chiude lo scontro uccidendo Ezreal e Thresh. Grazie per aver assistito alla vetrina Campioni di Galio. Se vuoi saperne di più sul colosso di Demacia, segui questi link. Ehi là, ciao splendore!